Ragazzi, buongiorno. Oggi abbiamo un nuovo video e ho deciso di lavorare con vampiri. Non lo so, oggi ho fatto anche i consulti con questo mazzo, mi parlano molto bene, e non mi sento ancora scaricata, anche se di solito, loro mi mangiano parecchie energie e mi stanco. Oggi sono proprio buoni, o magari i clienti erano buoni, non lo so. Comunque, con questo mazzo andiamo a vedere quello che ce l'ha lui per te. Quello che vorrebbe dire la sua anima. Lo sappiamo, no? Che spesso una persona è così impegnata a pensare, a fuggire sempre, tutto di fretta, no? Tanti impegni, la testa è carica, alla fine non riesce a percepire, a sentire bene, ascoltare la propria anima, no? E in questa stesa io voglio fare una connessione. Tra te e la persona che ti interessa. Mi raccomando, parliamo di storie più dove ci sono emozioni, non una persona che magari lo vuoi vedere solo per la curiosità e a te non frega proprio niente. Questi ragazzi è meglio che non guardano questo video, per un semplice motivo, io voglio energie, c'è una sola variante e io voglio intense energie, voglio emozioni, perché energia si crea. Intensità di energia si crea dalle emozioni. Quindi, se tu hai emozioni per questo uomo, sentimenti, non so, questo video è per te. Spero, ricordiamo sempre che è una variante. Quindi andremo a vedere cosa vorrebbe dirti la sua anima. Vediamo un po' cosa succede lì dentro. Non so più cosa, non voglio programmare perché è una canalizzazione abbastanza potente. Quando parliamo di anima è sempre molto intenso, diciamo così. Cercavo un'altra parola, ma non mi è venuto. Comunque, iniziamo. Pensa alla persona. Io gli farò le domande come che parlo con un mio amico. Lui sarà mio amico, la sua anima parlerò. Vampiri è un mazzo molto profondo, loro riescono a entrare molto proprio. Io avevo spiegato una volta che cosa sono i tarocchi. Ci sono i mazzi che sono tutti bravi, ok? Ma ci sono mazzi che tipo, cioè, immaginiamo un ago, ok? C'è un ago piccolino, c'è più grande, c'è così. È come un ago. Ci sono tarocchi che riescono a entrare un po' piccolino ago, ma ci sono quelle grandi che ti entrano proprio e ti tirano fuori tutto. E questo mazzo. Questo riesce a tirare tutto, quasi. Sì, ma mentre io entro con questo ago, più entro, più prende da me. Ecco, e per questo io non sempre posso lavorare con questi, con questo. C'è anche il mazzo di corvi, Deviant Moon, quello che vedete, anche questo mazzo profondo, ma non mi mangi così tanto come questo, per esempio. Va bene, andiamo. È una persona preziosa, chance mi fanno vedere. Oh, per te è stata una chance, o è una chance questa persona. Oh, comunque è una persona preziosa, come dico io, sangue blu, aristocrato, aristocratico. Ok, voglio vedere di chi anima è arrivata, chi è questa persona? Io vedo che questa persona ha lavorato tanto, ha faticato tanto nella sua vita e adesso finalmente è arrivato il guadagno positivo. Sembra che il divino le ha dato un regalo, il regalo che lui si è meritato, perché ha dovuto faticare. Che fatica.
Ha dovuto avere tanta forza, forza di carattere, forza di natura, forza, la volontà. Sì, mi sembra che questo parla della sua vita materiale, del suo lavoro, della sua zona di comfort, diciamo così. E vedo che ce l'ha i risultati. Sì, anche 10 di denaro, ragazzi. Questo uomo per me è una persona benestante. Ce l'ha tante cose, valori materiali, vincite materiali, di materia. Se non è proprio benestante, io vedo che lui sta facendo un percorso dove lui si impegna tanto e vede il risultato, e il risultato è più che soddisfacente. Questo. E allora andiamo a vedere in anima cosa ce l'abbiamo, perché così da vedere sembra una persona che sta raccogliendo dei frutti, guadagno di quella fatica che ha fatto. Nell'anima. In anima iniziamo, appeso. No, la sua anima non è soddisfatta, non è felice. Appeso non è mai felicità. La sua anima, non lui, l'anima, non l'ascolta, non la sente. In questa carta anima è un pipistrello, appeso pipistrello. Quindi può essere che solo quando dormi, solo quando tardi, lui riesce a connettersi con la propria anima. Può significare anche che è una persona notturna, che sapete, ci sono quelli pipistrelli che vivono di notte, che vogliono vivere di notte. Ok, quando senti anima, cosa ti dice? Quando la senti, quando notti, quando sera, cosa tu senti? Il vuoto sente. Oh, iniziamo. Il vuoto. Perché questo vuoto? Vuoto, ragazzi, vuoto perché è un uomo che non è mai cresciuto. Anima di un bambino che piange. Ora non ce l'ho a piangere anch'io. Sono entrata dove non dovevo. No, perché sono troppo sensibile. Vedete che lui è costretto di essere uomo, costretto di fare ciò che fa, vivere come vive, essere forte, essere responsabile, ma è un bambino è dentro. È un bambino che piange, sente il vuoto. Ecco, anche 6 di coppe, la carta di infanzia. Quest'anima di bambino ha una grande connessione con una donna che questa donna c'è nella tua vita, perché nella sua anima c'è una regina di bastone. E la sua anima di bambino ha riconosciuto questa regina di bastone e piange. Mi sembra che questa regina di bastone non è nella sua vita perché è 8 di coppe e lui piange per lei. C'è nella tua vita questa regina di bastone? Tore, no, non c'è. Ma lei è viva? Perché mi fa un po'. E più che viva, viva è molto uno di coppe. Viva, lei viva soprattutto uno di coppe nel cuore suo, viva. C'è il sentimento, ragazzi, per questa donna. Probabilmente sei tu, visto che tu guardi questo video. Ok, andiamo avanti. Perché piangi? Per questa ragazza piangi? Perché senti vuoto? Lei non ti ama? Perché? Perché piangi?
perché forse sono due donne o ha fatto la scelta sbagliata. Ah, è stato a un bivio e ha scelto quello che non doveva scegliere. Parlami di questo due di spade. Si sente in colpa, mamma mia, ha fatto una scelta sbagliata. E sta soffrendo, si sente in colpa davanti a questa donna. Soffre tanto, ragazzi, 9 di spade, 5 di denaro, senso di vuoto. La torre, quando lui ha perso questa donna, è stato un grande trauma, un grande dolore. E questo dolore ancora c'è, non è guarito. Questa donna c'è nel suo cuore, però non c'è fisicamente, non c'è nella vita o non può essere con lui perché. Lui per colpa di 5 di denaro si sente un grande vuoto, è un lutto interiore. E come l'ha stesa, ora non mi ricordo su quale canale, ieri mi ricordo che io avevo detto una frase che il ragazzo è venuto, ha preso il cuore, l'ha strappato e se l'ha portato via, lui è rimasto a vivere senza il cuore. E questo buco che rimane quando ti tolgono il cuore, vabbè, nella vita reale questo è impossibile, però se parliamo di anima è possibile. Sembra che lui vive con anima in lutto, ragazzi, lutto. Dentro nella sua anima c'è lutto. Ok, e lui dice che sta soffrendo per questa donna, per questo lui vive infelice. Però nella sua vita materiale, quello che non tocca anima, è soddisfatto. Ok, allora prendiamo tutto mazzo e andiamo a parlare di te. Io voglio sapere il posto nella tua anima. La mia ragazza, ragazza che guarda questo video, quale posto ce l'ha nella tua anima? Classe A, classe B. Ragazzi, per sdrammatizzare, altrimenti piango anch'io qua. Lux, posto di lux nell'anima, più che altro lui ti pensa, nella testa sicuro ti tiene. Qual è il posto? Ah, posto, guardate le carte. Guardate le carte. Sei tu questa donna che lui ha perso. Ah, vi dico. Cavaliere di coppe, amanti, 2 di denaro. 2 di denaro parla di. Anche questo è carta di dualismo. 2, quando tu devi scegliere uno dei due. Ma quanto capisco, lui ha scelto qualcosa di nuovo. Ha chiuso con uno per altro. Quindi te, tu sei due di bastoni a quale lui pensa. Ora vi ti dico. Ti pensa sempre che in continuazione tu sei sempre nella sua vita, ma qua io capisco che con te lui ha chiuso, ma ha chiuso ancora quando era matto, quindi il matto apri questo matto. Diavolo, vabbè, qui non si tratta di quello che io volevo dire e mi sono fermata perché si vede che non dovevo dire. La follia, la cosa intensa molto tra di voi, la pazzia, con il diavolo matto sarà la follia, pazzia, che lui ha rinunciato alla pazzia. Quindi qui sono state tante emozioni, tanto amore perché quello che lui dice. Quale posto tuo nel suo cuore? Amante, eh? Amante è una bella carta che parla di amore con Cavaliere di Coppe. È un non solo amore, è un
quell'amore vero, romantico, quello che c'è la passione, tutto. Però mi sembra che era un po' troppo emozioni. Ora vi spiego. Purtroppo dico, ora io vorrei vedere uomini forti, come quel Sultan che io adesso guardo un film su YouTube, dove c'è un Sultan che ha harem e lui è un vero uomo. E vorrei vedere io questi, non li vedo, per esempio. Però uomo di solito ha paura di amare, di solito, pochi non hanno, perché un amore folle, soprattutto come vedo qua, rende fragili, rende deboli. Una persona che ama tanto è molto debole, perché questo, come la persona che ami tanto è quella che ti può uccidere. Sì, se tu lo ami tanto ti può uccidere. Ah, io sono stata uccisa così, per esempio. Io so che cosa significano queste parole. Penso che tanti di voi lo sapete cosa significa questa frase. E anche qui sembra che tu sei stata quella persona che lo poteva uccidere. E infatti questo è successo. Però, quanto capisco, lui si è uccidato da solo. Che brutte parole dico. Perché è lui che ha fatto la scelta sbagliata. Ma lui pensa ancora a questa scelta. E pensa sempre. Io vedo che energia arriva sempre da te. Arriva sempre la temperanza. Pensare a te gli scalda il cuore. Questa temperanza, soprattutto in questo marzo, è come acqua santa, è come qualcosa che ti purifica, ti fa guarire, ti tranquillizza, ti fa un buon effetto. Non lo so se tra di voi ci sono comunicazioni, quello che succede, ma parlando adesso di anima, io vedo che tu ci sei sempre lì. Temperanza è una carta tranquilla, ma è lunga, tipo durata lunga, tipo qui possono essere anni anche, dipende, è un imperativo. Però non importa quanto tempo voi state insieme o non state insieme, temperanza è un lago tranquillo, quando sembra che non succede niente, però succede, ma si allarga nel tempo, tipo io porto questa donna nel cuore 30 anni. Tipo, questa è la temperanza. Lei fa questo brutto scherzo. Io ce l'ho i consulti dove i ragazzi vengono, dove storia è finita male, dove era follia, amore grande. Dopo lei tornata da lui dopo 30 anni, ragazzi. sì, quindi tutto può succedere. E di nuovo la stessa sensazione come quando loro sono lasciati, cioè nel senso sì, tu sei cresciuto, tu hai capito tante cose, però senti sempre questa vibrazione dentro, questa agitata quando sei agitato perché provi delle emozioni forti. Io vi sto raccontando questo perché io con le mie mani vado in quelle energie, lo so quello che vedo, quello che sento lì. Ma a me sembra che una storia così qua, non importa quanto tempo passato o passerà, ci sei sempre. Ok. Cosa vorrebbe la tua anima? Cosa vorrebbe? È normale risposta di sincera di un'anima, amare e essere amati. Lui vorrebbe amare e essere amati. Però qua questi quattro di bastone è la casa che è distrutta, era la casa ma è distrutta. E queste due persone, io vedo due persone con le ali
Da vicino voglio vedere, non ho mai guardato. Io vedo due teste e due ali. Un'ala dove è sparita, non lo so. Sono molto connessi. Dalla mia ragazza cosa vorrebbe tua anima? Con la mia la ragazza voi? Nove di denaro, rispetto. Rispetto. Vuole essere prezioso per te. Allora adesso capisco, le vincite sue, quello che lui vive nella sua vita materiale, sembra che lui vorrebbe dedicare a te. Ma attenzione, sì, per qualcuno potrebbe essere proprio in senso diretto che lui è un poeta, un musicista, che lui scrive le canzoni per te, o che questo amore lo sta ispirando e lui scrive le canzoni. Come può essere che comunque sia questo grande sentimento che adesso è un po' amaro, un po' triste e sofferente, questo è come una motivazione di costruire qualcosa, un grande fondamento nella sua vita perché lui vuole che tu lo rispetti, che tu lo vedi e dici wow, lui vuole da te questo, lui vuole vedere nei tuoi occhi che tu dici oh, che uomo, questa cosa. E altro cosa vuoi della mia ragazza? L'anima, parlo di anima, anima, cosa vuoi? Ragazzi, forza imperatrice, lui vuole te nella sua vita. Come la donna, come amore, come io ti posso dire che nella sua anima tu sei la donna più importante della sua vita. E lui la sua anima vuole che tu ci sei. In più, imperatrice forza, vuole tutto. Fare amore, cucinare con te, avere forse anche figli, perché imperatrice è anche una mamma. Imperatrice è una donna che ama vita, che vive, una donna creativa, una donna che sa ridere di gusto, sa mangiare di gusto. La donna vicino a quale può, ogni uomo, parliamo di uomini normali però, uomo normale può essere uomo, può essere felice, perché lei come dicono, uomo è testa, donna cuore, stavo pensando per non sbagliare. Tu sei quella giusto, quel giusto cuore per lui e lui vorrebbe averti in tutti i sensi. Lui ti vede l'ideale. Ok, va bene, ma quindi come mai non è così? Questa è la mia domanda. Perché siete di spade? Sette di spade, ho sempre ripetuto e ho detto, carta di ladro. Rosso vestito può indicare sangue, ma in quel senso di passione, di quando bolle, no? Quando vita, no? Quindi qui possono essere tradimenti, potevano essere, qui potevano essere anche altre cose che una donna, se non vive in un harem, non avrebbe accettato. Ma anche in quel film che io guardo, Alessandra, lei si chiamava protagonista, io penso che tanti, non tanti, ma qualcuno conosce. Lei non accettava harem. Lei tanto con il suo carattere assomiglia a me. Alla mia vecchia versione. Quindi qui qualcosa è andato male. Potevano essere tradimenti, bugie e altre cose che non sono accettate in un amore, in una relazione. Tu chi eri in questa cosa? Sei tu che hai fatto queste cose, no? Ok, adesso ho visto che in questo mazzo giustizia e forza sono cambiati posti, ma non cambia tanto lo sfondo di questa stesa, perché
Lui ha detto: io voglio che questa donna è nella mia vita. Avevo letto come forza e imperatrice, però era giustizia imperatrice. Qui un po' cambia perché lui mi sta dicendo che è giusto, perché lei è mio destino. Carta di giustizia è una carta di quello che ti sei meritato, quello che tu meriti. Quando tu hai fatto tanto e alla fine ti sei meritato, oppure hai sofferto tanto e adesso ti sei meritato. E lui dice: io merito questa imperatrice. Perché? E adesso mi dice: sì, io ho sbagliato, io sbagliavo, ma adesso, tipo, come lui capisce, perché lui qualcosa ha compreso, sta pagando, ha pagato, dice: io sono stato forte, qualcosa lui di suo carattere ha fatto, ha dato, ha pagato. Guardate quanta potenza qua ce l'abbiamo. E alla fine come mai è finita così seria, così potente? Niente, eccolo. La sua famiglia. Niente, qui questo uomo ha dato tutto, tutta sua anima in questa storia. Se tu non lo vedevi, non lo so, sì, può essere che se non ti risuona dentro, può essere che questa stesa non è per te. Però io qua vedo un uomo che il massimo suo, quello che è il suo massimo, lui ha dato. Per lui è tutto, ultima goccia della sua forza ha dato in questa storia tra di voi. Però come mai non è andata? Adesso vi interpreto in due modi. Perché tu sei stata impegnata? O perché lui? O terza, vi darò anche terza. Perché per la vita? Perché per la vita lui con una non donna, per la vita lui non può scegliere una donna che lo rende così pazzo. Ecco, così diciamo. Perché per avere il suo successo e lunga durata, duratura nella vita, tanti anni per vivere e costruire, lui ha bisogno di stare bene con la testa, essere re di denaro, 10 di denaro il sole. Quindi è un uomo che è un po' troppo, magari materialista, troppo secco, troppo anche noiosi. Questi teri sono noiosi, ragazzi, di solito. Per me almeno, che io sono sagittario, metto tutti i fulmini, tutti i fuochi. Per me. E tera non è così. Sono noiosi. Per me sono noiosi. Ho vissuto 12 anni con uno noioso così, vergine. Mamma mia. E lui aveva, e questo nostro ragazzo aveva o ha bisogno di atterrare, non sputare fuoco, drago, o se lui anche non sputava, ma dentro di lui c'era tanta roba, tanta energia. Alla fine è arrivato a capire che non può funzionare, perché il giudizio universale con 5 di denaro, no. Ho dato tutto, ma il risultato non c'è. È come per dire, come donna per la vita non siamo compatibili. Non che tu non sei, voi due non siete compatibili come la vita, come la terra. E adesso ti porta nel cuore, anima piange. Però atterrato almeno. Ora io con queste parole atterrato sembra come i fulmini. Per evitare i fulmini loro cosa facevano? Qualcosa facevano. Ora qualcosa sento ma non mi ricordo come si dice. Quando per non avere i fulmini in campagna facevano qualcosa.
Mi ricordo la mia nonna mi diceva qualcosa. Quindi lui ha fatto quella cosa per non arrivare più fulmine, per attirare. Ok. Ora parlavo di fuoco, ora mi brucia tutta la faccia, orecchie, tutto brucia. Cosa vuole dire la tua anima alla mia ragazza? Io resisto, dice. E ti sogno, guardate. Lui ti sta guardando. Allora, cosa lui ti vuole dire? Tu sei sempre molto importante per me. Paio di denaro, forza e la stella. Tu da tre carte, due arcani maggiori, quindi importanza è grandissima. Tu sei sempre molto importante per me. Tu sei la mia musa, tu sei la mia stella, tu sei come queste navi, no? La stella salva la vita, no? Grazie alla stella loro trovano dove andare. Trovavano, non so, ora avevo visto mare con ragazzi. Prendete quello che dico perché non riesco a dire bene. Tu sei quella stella che è per sopravvivere, serve. Lui ti guarda, lui ti sente, ce l'ha dentro nel cuore e tu le aiuti a andare, a essere forti, a andare avanti. Tu sei la sua stella, la sua guida. Questo lui ti vuole dire. Altro? Dentro di me c'è un casino che ho fatto io. Ammetti che ha fatto lui questo casino. Anche se non ti faccio vedere, io sono ancora geloso. A parte che geloso. Qua forse sarà strano per qualcuno, non lo so. Perché a me sembra come viene l'energia che lui dice che è molto strano. Che è strano, ma io sono geloso di te perché ti reputo regina di denaro, mia donna, mia. E questa cosa. Ma in questo caso non mi viene da dire mi rende triste e voglio piangere. Mi faccio pena, così sarò più giusta. Mi faccio pena che io sento questo. Oh, così ero sicura che finirai così, uomo. Quattro di coppe, uomo freddo, ghiacciato, Fritz. Vivo, morto, non si capisce se è morto o vivo. Niente, la sua anima dorme e lui non la sente. E il suo ego l'ha preso. Lui sta in schiavitù di ego. Il suo imperatore con ego grandissimo. Soffocato e la sua bella anima è caput come la principessa addormentata. Qua in questa carta, quattro di spade, ragazza con bianca faccia, lei dorme e questo è un prete. Lui è arrivato, non so cosa lui gli fa. Lei è morta o lui la vuole svegliare, cosa lui, non lo so. Però comunque anima dorme perché ego ha preso tutto. Quindi tutto questo che noi abbiamo visto in questa stesa lui difficilmente riesce a sentire. Ogni tanto, mentre sogna, mentre dorme, magari le arrivano sogni. Attraverso sogni si può capire tanto. Io, ad esempio, tanto tempo sognavo e non capivo perché lo sogno. E mi facevo sempre domande, ma dico io, mi fai schifo tu, io ti ho dimenticato perché ti sogno. Perché non ho dimenticato, perché c'è stato un amore lì.
e sognavo perché mia anima mi urlava: Oi, svegliati, Anire, tu lo ami? E io, no, 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 e questo diceva: No, ma che io no, non lo amo, non mi frega niente. E questo succede a lui. Caput, ha preso. Ora voglio sempre chiedere alla sua anima, alla mia ragazza, può fare qualcosa o niente? Papessa, telepatia, puoi, tanto puoi. Allora, con la papessa tu puoi fare tanto a livello di sogni, veramente a livello di messaggi, perché quello che tu pensi di lui, quello che tu parli, attraverso anima voi vi sentite, voi ce l'avete, un wifi tra te e lui, la tua anima e la sua anima. Voi siete legati con la papessa, come wifi. Quindi, quello, anche se voi non parlate, quello che tu pensi o quello che tu li parli, non so quanti siete come me, ma io per esempio li parlo ancora. E lui ti sente, la sua anima ti sente. Quindi tu puoi fare, tu puoi mandargli dei messaggi. Papessa significa che c'è tra di voi questo filo, questo wifi e voi potete comunicare, tu puoi fare. Puoi aiutarli. Sei di denaro, puoi essere leale, buona e aiutarle in che modo? Le paure, liberare dalle sue paure. Tu puoi aiutarle a guarire e liberare dalle sue paure. In questo caso penso che tutte le pratiche di guarigione saranno giuste come quella Ho'oponopono, perché la pratica di Ho'oponopono aiuta a sciogliere i nodi. È un'energia che è molto simile a 8 di spade, perché il nodo per sé è come gabbia, e 8 di spade è una gabbia, è un nodo. E questo mondo è come Ho'oponopono, che tu devi, chi non lo sa, c'è una pratica, tu devi immaginare la persona o immaginare un episodio con questa persona e ripetere queste parole. Ora un attimo, perché io dico sempre in mia lingua russa. Mi dispiace, perdonami, ti amo, grazie. Mi dispiace, perdonami, ti amo, grazie. Ho qualcosa ho perso. Ragazzi, scrivete chi conosce Ho'oponopono. Mi очень жаль, спасибо. Я тебя люблю, мне очень жаль, спасибо. До свидания. No, non è così. Ho detto arrivederci. Comunque tu puoi sbloccare i nodi. Sembra che tu con la tua energia papessa puoi curarlo, guarirlo. Se sai fare le purificazioni, ma mi raccomando, ragazzi, non mettete le mani a fare le purificazioni se non siete in grado, perché abbiamo visto un bel diavolo, no? Che è suo ego. Se non sapete, meglio non mettere le mani, ma con amore, con il perdono, con le purificazioni, quelli che sanno fare, si può aiutare questo uomo di sbloccarsi un po', non sentire questa paura così grande. E così lui avrà, quando non sarà più questo blocco, la sua anima sarà più connessa con lui, perché adesso. Cos'è carta di diavolo? È la mente, perché lui può vivere nella mente, nella testa. Nostro arcano 15, non ripeto ancora una volta, non voglio connettermi con te. E lui vive lì e lui attraverso nostre paure, attraverso nostri. Lui nella nostra testa può farle male. E se lui vive bene il suo regno nella testa, lui ha preso bene le posizioni, parlo di Arcano 15, ragazze, così anima può urlare e non si sente, non sente, non può arrivare. E tu con la tua papessa puoi aiutarli, sì.
E qua, per finire, guardate cosa ho tirato. E così amore vince. Oh, vince. Puoi vincere. Puoi vincere, sì, puoi vincere. Ragazze, ho finito questa stesa strana ma profonda. Raccontate come vi siete trovati, mettete like. Io vi saluto. Ciao ciao.